Presidente Muscolino è reduce dal mini discorso negli spogliatoi. Che cosa ha detto alla squadra? Che non è questa la squadra che conosco. Stasera siamo andati via di testa subito alla prima difficoltà e non è una cosa che va bene, nel senso che comunque una partita storta può andare bene, però bisogna reagire, non bisogna mollare, bisogna spingere fino in fondo e soprattutto essere consapevoli del fatto che nessuno vince le partite da solo. O le vinciamo di squadra o le perdiamo di squadra. Non esiste che si può pensare che ciascuno dei 10 possano risolvere la partita. Allora, ho detto solo questo, ho detto che è un episodio, dobbiamo subito rimetterci in sesto, pensare a giovedì, vincere, perché non ho visto nulla di trascendentale negli avversari. Se noi giochiamo la nostra pallacanestro, lo ribadisco, sono fiducioso e penso che siamo sicuramente all'altezza di Agrigento. Innegabile non dirlo, ma sono riemersi piccoli fantasmi, piccoli grandi fantasmi di Capo d'Orlando della passata stagione. Sì, in qualche momento l'ho pensato, però c'è una differenza sostanziale ed è il fatto che questa squadra, così come l'altra anche l'anno scorso ha saputo reagire, noi abbiamo delle qualità tecniche che devono essere messe al servizio appunto della squadra. Non è pensabile che dopo uno o due azioni in cui non ci vediamo coinvolti in attacco si va via di testa. Mi riferisco in generale a tutti, allora dobbiamo metterci subito al servizio gli uni degli altri. Forse solo così possiamo recuperare questa situazione. Credo e penso che abbiamo le potenzialità per farlo. Beh, sicuramente insomma sono un po' giù, però non ho gridato negli spogliatoi, ho solo fatto capire a loro, ma lo sono loro i primi a saperlo, che non è questa la squadra che noi conosciamo, che loro conoscono, sanno di aver giocato male. Punto a capo, ricominciamo domani mattina. Giovedì il riscatto, nota super positiva, a parte l'argentino Marengo che nei pochi minuti ha giocato veramente bene, questi tifosi ormai non fanno più notizie. No, ormai viaggiamo insieme praticamente, sono felicissimo per questa cosa, ci seguono, ci aspettano e niente, dobbiamo dar loro dimostrazione di quello che siamo. Mi aspetto una grossissima reazione giovedì.